Ok, come esempio applicativo, insomma, di usare Suite Home 3D, io volevo partire da uno schema tipo questo, che potete anche farvi voi, e poi dato questo schema, in pratica, si arriva a progettare proprio, a far vedere anche in maniera molto semplificata come verrebbe, insomma, l'abitazione, no? Quindi vedete che qui ho messo semplicemente in maniera molto veloce, ma insomma è abbastanza espressiva, delle finestre, un ingresso e delle porte più o meno aperte, E poi ho messo colorato una sorta di parquet un po' dappertutto e ho messo anche le finestre, ho colorato le porte di un colore circa marrone, ho messo il parquet come detto prima e ho colorato tutte le pareti dello stesso colore, ok? Allora adesso vediamo un po' di rifarlo ex novo. Quindi per rifarlo ex novo facciamo un nuovo progetto, questo, e su questo progetto dobbiamo metterci l'immagine di sfondo. Ora l'immagine di sfondo la prendiamo dal piano, importa immagine di sfondo, facciamo scegli immagine, andiamo nel documenti Blender che ne ho presa una, che è appunto quella di prima, vedete che me la fa vedere. La apro. Allora, a questo punto lui me la fa vedere, se era quella che volevo fare io, faccio continua. Ecco, lui mi dice di misurare più o meno quanto è la linea, così. Se no, in quanti centimetri. Se no, io se non lo so esattamente quella, posso anche cambiare la linea e dire ad esempio lo studio perché l'ho misurato. Se voglio farlo, e diciamo che questa linea qua sia ad esempio di 3 metri, 3 metri, 3 metri e mezzo, va? Facciamo quindi 350. Allora, facendo così, praticamente lui mi dice ancora se mi va bene che l'angolo in alto sia alla posizione 0,0, se no posso anche cambiarlo, nel senso che posso mettere la posizione 0,0 qua. Quindi facendo fine, noi abbiamo, vedete che abbiamo riportato tutta la nostra immagine e quindi a questo punto possiamo andare a finire, definire tutte le varie cose, ok? Come facciamo a farlo? La prima cosa da fare è fare i muri, quindi seguiamo un po' tutta questa struttura. Qui ci sono varie tecniche, comunque ricordate che e ve lo dico subito, quando facciamo i muri, lui lo dice anche, dobbiamo cliccare sul punto d'inizio, quindi per dire facciamo qua, e poi andiamo in fondo e clicchiamo sul punto di fine. Non fate doppio clic se non quando avete finito, quindi io adesso faccio tutta la stanza per come è progettata, tutta la casa, ok? E quando arrivo all'ultimo punto faccio doppio clic. E così si completano i muri, vedete che sotto me li fa vedere. A questo punto faccio anche i muri interni, quindi clicco. Tra l'altro lui cerca di fare in modo tale che i muri rimangano uniti, quindi faccio qua, doppio clic. Poi faccio quest'altra stanza, quindi faccio clic, clic e doppio clic per fare questo. Poi per fare questo vedete che in realtà è un muro diviso da una porta, quindi devo partire da qua e finire in fondo. Quindi faccio clic, vado in fondo, doppio clic, non mi è venuto, Ctrl Z, ok, più o meno l'ha fatto, però magari lo rifacciamo, ok? Quindi facciamo seleziona, quindi selezioniamo questo oggettino che mi è venuto malino e lo rifacciamo i muri cercando di cliccare e poi facendo qua doppio clic. Rifacciamo anche questo, quindi clic, doppio clic e poi rimane ancora questo che potrebbe, sì, facciamo due muri diversi, quindi questo fino qua doppio clic e questo fino qua doppio clic. Vediamo un po' se funziona, se dovrebbe funzionare. Se non funziona rifacciamo anche qua la stessa cosa, cioè se ho il dubbio di non averlo fatto fino in fondo.
Allora faccio qua e faccio. Ok, e così sono abbastanza sicuro. Quindi vedete che abbiamo fatto immediatamente la struttura con tutti i muri. Adesso il passo successivo sarà di costruire le stanze. Ora, per costruire le stanze c'è cioè, i pavimenti delle stanze in pratica. Andiamo su Crea stanze. Allora, ci sono due tecniche. Uno è fare semplicemente doppio clic dentro la stanza, quindi per dire qua facciamo doppio clic qua, facciamo doppio clic qua, facciamo doppio clic qua, facciamo doppio clic. Lui ci dice anche qual è la superficie. Un'altra tecnica invece che è simile a quella che abbiamo fatto per i muri è di andare in uno spigolo, vedete che compare il simbolo, il pallino blu, clicco. Vado finché non compare l'altro pallino, clicco, qui posso anche farlo così, tac, e qui per finire, visto che è l'ultimo, faccio doppio clic e ho finito la stanza del soggiorno, quindi cucina, soggiorno, studio, eccetera. Come vedete mi ha dato anche le dimensioni. Ora, a questo punto vado a mettere le porte e le finestre. Quindi, vi ricordate che abbiamo visto che c'è una le opzioni, preferenze. Abbiamo messo a un certo punto lista ricercabile, altrimenti c'era cartella categorie. Io trovo che la lista ricercabile sia tutto sommato migliore. E qui a questo punto possiamo cercare porta. E la porta possiamo mettere la cornice porta qua, quindi anzitutto magari sì, prendiamo una cornice porta aperta, ce la mettiamo qua e così la vediamo lì. Vedete che qui si vede come verrebbe, quindi vedete che è forse un po' piccolina. Ecco, qui col CTRL freccina. Dovrebbe esserci un sistema, ecco, vedete, quando compare quel simbolo lì posso allargarla in un senso, no, forse solo nello spigolo, in uno degli spigoli si può fare, negli altri serve per fare un altro genere di cose, quindi al limite la basso qua, la centro, quindi questa è una porta d'ingresso principale, CTRL vado dietro. E voglio mettere le altre porte. Le altre porte vedete che ce n'è una qua, insomma ce ne sono tante. Quindi andiamo a fare la porta aperta, le facciamo. E la porta aperta che facciamo questa, la prendiamo e la mettiamo qua. Ok, una porta lì. Facciamo che metterle tutte, quindi una porta qua. Una porta la mettiamo qua. Una porta la mettiamo qua, quindi seguiamo esattamente il nostro progetto. Abbassiamo, ok. Poi prendiamo porte aperte, ce n'è una anche qua. Ok, quindi in teoria dovremmo averle, se non vado errato, messo tutte le porte, vedete che sono tutte le porte. E poi, ecco, queste porte potremmo anche selezionarle tutte e fare, quindi abbiamo selezionato tutto, dovrebbe essere possibile fare l'editing, modifica arredamento, vedi che queste sono porte aperte. E qui è possibile in teoria, credo, allora cambiargli direzione, visualizza il nome del piano, in teoria mi sarei aspettato di poter mettere anche l'entità di quanto sia aperta questa porta, che probabilmente lo fa porta per porta, quindi se faccio questa porta, ecco, vedi, modifica aperture, ecco, però mi sarei aspettato di poterlo fare anche. Ah sì, no. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No. Vabbè, allora facciamo porta aperta, modifica aperture. Vedete che qui possiamo aprirla spalancata tutta, insomma.
Ok, vedete questa porta è spalancata. Poi possiamo prendere anche le altre e spalancarle come ci sembra giusto. Quindi facendo doppio clic le spalanchiamo. Modifica aperture. Magari conviene farle non completamente aperte. Modifica aperture. Apriamo di più. Questo perché se poi questa porta dobbiamo usarla nei mondi virtuali conviene che sia aperta, altrimenti non si passa. Porta aperta anche questa, modifica apertura, apriamo di più. Ok, porta aperta, modifica apertura, l'apriamo di più. Ok, quindi adesso tutte le porte sono abbastanza aperte. Questa porta qua forse è nella direzione sbagliata, quindi potremmo che sarebbe questa porta, vedete che dà fastidio sull'altra porta, quindi possiamo selezionare la porta, doppio clic e fare la forma riflessa, ad esempio, si apre dall'altra parte, che è già un filo meglio, oppure anche si può prendere questo e trascinarla in modo tale che apre dall'altra parte. Ecco, scegliete voi insomma qual è la direzione in cui volete che apra e magari questa qui la chiudiamo un pochino. Ok, comunque l'idea è quella che potete fare insomma le porte come volete, analogamente con le finestre. Finestra, ecco, qui ci sono finestre doppie. Ecco, questa qui è finestra doppia, direi che la mettiamo nei posti un po' più grossi, tipo qua, vedete, finestra doppia la mettiamo. Ok, le finestre le facciamo aprire verso l'interno. Quindi questa. Ok, che si aprono così. Poi c'è c'è un finestrino qua. Che possiamo mettere una finestra questa che apre sempre verso l'interno e poi control e poi mi sembra che ci siano una finestra qua e una finestra qua, quindi mettiamo una, non so, finestra fissa, la mettiamo qua e qui dovrebbe esserci la possibilità di allargarla in modo tale da renderla uguale a quella che c'è lì e poi finestra fissa la mettiamo anche qua per dire e anche qua dovrebbe esserci la possibilità, andiamo col control, vedete che ci sono sempre i quattro spigoli, uno di questi serve per allargarla. Ok, e quindi abbiamo messo tutte le finestre. Ora a questo punto l'ultimo pezzo in ordine per finire, diciamo, il nostro orologio è dargli i colori. I colori si dà semplicemente andando qua, CTRL A, selezioniamo tutto e poi a questo punto possiamo fare tasto destro e qui abbiamo la modifica stanza, CTRL Alt E, che ci permetta di modificare tutti i pavimenti, ad esempio se vogliamo tutti i pavimenti fatti di un colore, ad esempio possiamo farlo di un colore, possiamo farlo tipo marroncino se ce la facciamo, ma ok, una cosa simile. Il soffitto non c'è, i muri facciamo di un colore un pochino più chiaro. E poi se vogliamo anche metterci un batiscopa, ad esempio in questo caso, gli possiamo mettere un colore un pochino più scuro. E poi questo praticamente vedete che ci ha colorato automaticamente sia i pavimenti che i muri. E poi ci rimane ancora da selezionare questo e da modificare l'arredamento con CTRL E
E a questo punto potete mettere il colore o la texture, quindi colore ad esempio delle porte, eccetera, facciamo di un colore sempre scuro, marrone, e magari un pochino lucido, ok? Qui sono venute le porte tutte scure, le finestre anche altrettanto scure. Cosa rimane da colorare? Ma direi che abbiamo un po' colorato tutto, quindi la nostra casa è già fatta. Se volessimo, l'unica cosa, sofisticare e metterci il pavimento, potremmo ancora selezionare allora, intanto possiamo selezionare solo un pezzo di stanza, vedete che abbiamo selezionato soltanto questa stanza. E modifichiamo magari solo quella con il parquet, ad esempio, no? Quindi pavimento e gli mettiamo pavimento in parquet. Ok, vedete che è cambiato soltanto questa stanza qua. Quindi stiamo gestendo, insomma, la nostra stanza come vogliamo. Dopodiché, ovviamente, possiamo metterci all'interno di questa cosa delle altre cose interessanti, ad esempio nel bagno c'è il gabinetto, quindi il bagno sarebbe questo, quindi sarebbe questo qua, questo qui è già scritto bagno, possiamo metterci, non so, tipo il gabinetto qua, in un posto strategico che viene compare lì. E altre cose, una vasca da bagno, possiamo mettercela anche lì. Magari se ci sta, non ci sta perché è un bagno piccolo, quindi ne mettiamo a fianco. E altre cose del genere. Nello studio possiamo mettere, vediamo un po', soggiorno, vabbè, facciamo tipo soggiorno. Vediamo cosa c'è in soggiorno. Soggiorno, beh, un acquario, possiamo mettercelo. Sarebbe, credo, laggiù. Però possiamo metterci anche una scrivania, una libreria. E qui abbiamo messo la libreria, la scrivania. Possiamo metterla anche qua. Compare la scrivania e poi non so se si può mettere la pianta sopra la scrivania, giusto per vedere. Ok, la pianta quindi va a finire sopra ed è tutto molto simpatico. Infatti possiamo anche mettere il tavolo qui e prenderci il nostro acquario e appoggiarlo sul tavolo. Vedete che praticamente riusciamo a fare un sacco di cose. Altre cose che si possono fare, ho visto, è se voi avete degli oggetti, tanto qui c'è una libreria, Ctrl S salviamo, c'è una libreria, quindi video appartamento. Se avete una libreria cioè c'è una cosa da cui si può importare l'arredamento, si possono importare da texture, importa libreria arredamento e qui ci sono delle varie librerie che sono disponibili dal sito. Comunque credo che già così abbiamo fatto tutto. Ora, come dicevo, una volta completata la vostra casetta, per esportarla dovete fare come abbiamo visto, esporta in formato OBJ. E quindi diventa sì, niente OBJ, videoappartamento.obj, fate salva. Ok, dice esportiamo tutto. Quindi esportiamo tutto quello che c'è in pianta. E a questo punto sotto Blender abbiamo ecco, vedete che abbiamo .obj, .mtl e video appartamento room 1704 jpeg. Questa qui è la texture che abbiamo usato.
per fare le cose, quindi in realtà sono quelle tre. Forse conviene aver fatto un folder, vi suggerisco sempre di fare un folder, quindi fate nuovo cartella e mettete appartamento e qui dentro rifate l'export solo di questo, quindi vista 3D esporta in formato BJ, appartamento, video appartamento BJ, ok, appartamento, salva, esporta tutto e così avete le idee molto chiare di che cosa ha esportato. Vedete che in questo caso ha esportato, come ho detto, l'OBJ, l'immagine e questo punto .mtl che dovrebbe servire a lui, a Blender o gli altri, per trovare le immagini. Ora direi che questo per questa sessione è tutto e spero di aver risposto a molte o comunque a diverse domande su come costruirsi in maniera veloce e abbastanza espressiva, insomma, una pianta. In realtà, come sapete, a me serve per dimostrarvi come progettare una mostra o comunque uno spazio espositivo. Ma partendo dalla casa, direi che è da uno schema, come avete visto, che magari fate anche voi su carta e poi fotografate, potete ottenere quello che volete. È tutto, buonasera.